Le sue palle saranno pure piccole, ma sono solide. E Giuliano Ferrara, da sempre, le mazza fionda per sbatterci in faccia allo sporco della vita, dove si immerge con disinvoltura. Ricordate? La lisca di pesce impugnata in uno spot mentre giocava alla TV spazzatura? Le rivelazioni, vere o verosimili, sulle mazzette della CIA? La testa mozzata di Nick Berg, gigantografata sul suo foglio. Le mille provocazioni, odia i luogocomunismi, Ferrara. E non gliene importa un fico secco dei corrugatori di fronti. È un elefantino che piroetta nella cristalleria dei buoni sentimenti. Ex pupo sovietico, ex barricadero a Valle Giulia nel 68, ex lupo da guardia comunista nella Torino operaia, ex craxiano, il padre scrisse, quando li fii imboccano la svorta, da un quindicennio è anche sconsigliori semi-ascoltato di Silvio Berlusconi, un orco amato e odiato, con un privato non politico di grande morbidezza, pare. Addirittura tenero con gli amici, adora due mini cagnolini, Libè e Giustina. E Selma, sua moglie, di lei si innamorò perdutamente, chattando da finestra a finestra in un vicolo romano. Con lei sposò gli Stati Uniti. Ora il trip ratzingeriano, la verità cristiana senza la fede, la lista anti-abortista. Uno strumento di guerra culturale a testa bassa, talmente estremo che quasi imbarazza l'equilibrismo della Chiesa.